fratelli e sorelle bianconeri, è grande Juve, ed è grande Juve, grande Juve. E permettetemi subito in apertura di nominare un grande mio iscritto che in un mese mi ha mandato tanti di quei messaggi, sicuro che oggi vinciamo 3-0, 3-1. Mister Jobac 74, sei in grande, sei stato asfissiante, ma hai avuto ragione, grande! Eri convinto tu, era convinto Anonymous, vi ricordate il grande Anonymous che mi sfianca letteralmente i coglioni da un mese su questo risultato, ci ha preso pure lui. Io scaramanticamente mi sono sempre tenuto con i piedi per terra e sinceramente ero sincero quando vi dicevo voglio la prestazione più che il risultato, sì, voglio la prestazione. È molto più importante dare un segnale di grande prestazione, poi se viene il risultato ovviamente son più contento, ma la prestazione c'è stata, il risultato anche, e godo. Molti detrattori diranno che è stato frutto di episodi questa partita, nonostante sia stata giocata bene, gli episodi sono stati anche per loro all'andata. C'è andato tutto dritto, il rigore poi alla fine non dato, perché c'era il fuorigioco, tante palle magari uscite fuori di poco, e rigori un po' così, un po' cosà, forse ce ne manca anche uno addirittura. Comunque, all'andata avevano segnato su una deviazione fortunosa e su un gol, su un rigore che non era rigore perché era fuori area. Il VAR non è intervenuto. Oggi il grande VAR ci ha salvato da tante situazioni, ha fatto giustizia, giustizia. E permettetemi, grande Juve, è grande il texano, grande, anche io vi frantumo i coglioni da due mesi col far giocare il texano, ditemi almeno che avevo ragione, ditemi, personalità, grinta, corsa, è gran gol, l'unico centrocampista di questa serie di centrocampisti da passaggetto, l'unico che si inserisce, l'unico che entra in aria e segna, Vecchini, grande texano, questo è in suo onore, grande texano, ragazzi, mamma mia ragazzi, sono esausto, energie nervose spese e ragazzi, magari domani parleremo meglio tatticamente, tecnicamente di questa partita, però ricordatevi il video dell'altro giorno, ricordatevelo bene. Leggete la formazione che è scesa in campo oggi e ricordatevi il mio video. Quanti ne ho sbagliati di questa formazione su quella che vi ho fatto sulla lavagna? Zero! Perché vi avevo detto a sinistra può giocare Alessandro se giochiamo più ritratti, diciamo più prudenti, e Chiesa se giochiamo più offensivi. Poi li ho presi tutti. Perché in fase difensiva era 4-4-2, ma quando ci proponevamo era un 3-5-2, ragazzi, con Alessandro e Quadrato che si alzavano. Perciò ditemi che ho preso tutto con quella maledetta lavagna, ditemelo, e soprattutto l'americano, non voglio che il texano esca più da questa squadra, Pirlo, non frantumarmi i coglioni, perché se un ragazzo merita di giocare, deve giocare. Punto! Grande Juve, e permettetemi il gesto finale che ancora non ho fatto per tutti quelli che mi hanno scassato la minchia all'andata. Juventini e non Juventini. Fino alla fine.